cuore d'Italia nel cuore degli italiani quotidianopaeseroma.it se sul versante istituzionale eh, ci si sta trincerando, o almeno così pare, eh, sulla speranza di porre fine al drammatico periodo di pandemia in Italia, previsto già nel 2021, c'è già la possibilità che più di 50.000 aziende chiudano i battenti per sempre e altrettante che lamenterebbero un'inconsistenza delle misure assistenziali in loro favore adottate fin qui è eh, d'accordo? Sono dati che le tornano, Diego Righini, eh, presidente eh, PMI con Fartigianato Roma? Allora, I dati che enunciavi tornano, eh, soprattutto tornano perché fanno un po' scopa con quello che ci raccontano i nostri iscritti sul territorio, eh, c'è stato il caso più eclatante, possiamo dire, i pullman turistici Pur maturistici erano addirittura esclusi dal primo decreto ristoro e quando sono stati inclusi nel secondo è stato previsto solamente questa sorta di recupero al 100% della diminuzione del fatturato rispetto a questo famoso mese di aprile. Allora, io comprendo che eh, non tutta la classe politica debba per forza conoscere com'è il funzionamento di un'impresa. Però eh, almeno, come dire, eh, tirar fuori dei provvedimenti che sappiano realmente eh, raggiungere l'obiettivo che si è dato alla politica, che è quello di sostenere queste imprese che oggi non riescono a fatturare, non riescono ad andare avanti, non per loro incapacità, ma perché c'è una pandemia, perché c'è un problema relativo a un virus che... Prescelta uh, delle istituzioni della politica, può essere contenuto se si limitano i movimenti e nel limitare i movimenti si limita anche la possibilità di produrre dei profitti per le imprese. Non riusciamo a comprendere però come, perché c'è questo riferimento, per esempio, al mese di aprile? Cioè, qui stiamo parlando di un fatto perché si pensava erroneamente che arrivato a marzo. Come dire, eh, l'annuncio dell'esistenza di questo virus pandemico in Italia, si è pensato che nel mese di aprile eh, si era creato un primo problema di fatturato e quindi. Capendo in proporzione quanto in mese di aprile eh, si diminuivano i profitti rispetto ai fatturato rispetto all'aprile del 2019, quello poteva essere un indicatore. Ma quello è un per fare una scala previsionale. Ma devo dire che il, eh, questo insegna, noi rappresentiamo eh, tutte le imprese di qualsiasi tipo, eh, dall'autoriparazione all'edilizia al settore del benessere, parliamo di accorciatori, parrucchieri, estetisti, eh, rappresentiamo eh, come dire, il sistema della ristorazione, il sistema dei pubblici esercizi, cioè, ogni settore ha il suo ciclo e quindi cosa c'entra il mese di aprile eh, genericamente su tutti? Bastava chiedercelo, bastava che la politica eh, ci avesse chiesto. Come si potevano ristorare, come si potevano come dire, sostenere gli imprenditori in questa fase, non avremmo dato dei parametri. Cioè lei dice che la manovra comunque è stata calata dall'alto, non siete stati interpellati un po' come si è soliti fare, a dovere, diciamo così. Sì, eh, devo dire che è completamente errato il concetto eh, del ristoro sul mese di aprile, non ha proprio senso. Allora, in questo momento soprattutto pensando ai, a all'attività messa in campo in questi mesi. Allora, abbiamo riscontrato che questa crisi economica dovuta alla eh, crisi eh, sanitaria ormai perdura da marzo fino al mese di novembre, allora io mi sarei aspettato che i provvedimenti fossero provvedimenti ormai annuali, cioè mh, io avrei rigenerato dei nuovi provvedimenti eh, a copertura tutto l'anno del, del 2020. Avrei detto, io, come poi è stato fatto in Germania, no? Ristitu Ristituiamo il 75% del mancato fatturato di tutto il 2020. Quindi ci avessero rispetto al 2019, quindi ci bastava recuperare, come è stato fatto direttamente bonificato da parte dell'Agenzia delle Entrate sui singoli conto correnti delle imprese, anche perché... Chiedo cioè, era... scusa per l'ascoltatore, l'ascoltatrice, l'imprenditore, in questo caso magari una ditta in un altro paese, ha ricevuto un accredito sul suo IBA senza fare alcuna domanda. Nessuno. In Germania si sono trovati accreditati il 75% del mancato fatturato annuale. Io devo dire la verità, se vogliamo in questo momento, se sembra che si possa riaprire per questi 15 giorni natalizi, anche se c'è terrorismo puro, quindi anche il clima del Natale non sarà dei migliori, però io dico cancelliamo tutto quello fatto fino ad oggi okay, e stabiliamo effettivamente che noi, Uh, nel, nei, entro uh, l'immacolata quindi entro l'8 dicembre entro il 10 dicembre se tutte le imprese da parte del gestore di entrate uh, avessero bonificate sul loro conto corrente il 75% della riduzione di fatturato annuale quindi io dichiarato fatturato 2019 di, ho un tendenziale perché ho studiato da marzo fino a novembre io do il 75% del mancato totale sul iperbonifico poi aggiungiamo anche delle clausole che sono a salvaguardia, giustamente a questo punto noi ci facciamo carico di conservare il personale, quindi perché deve essere fatta una cassa integrazione sulla collettività, se ci date una mano a noi come imprenditori il personale continua a essere mantenuto da noi perché noi a questo punto ciò che non abbiamo introitato nel mercato ce lo ha ristorato lo Stato e quindi noi teniamo il personale e non buttiamo soldi sulla cassa integrazione. E poi io sono anche pronto a dire questa è idea di confartigianato, ci prendiamo anche l'impegno a non smantellare le imprese, perché tante imprese oggi stanno pensando di chiudere, eh, smantellare e altre stanno vendendo all'estero, perché oggi sono Facciamo il caso della Cina, c'è una, una crisi pandemia che sembra scomparsa, ma c'è un'aggressione a tutti gli effetti di questi paesi nei nostri confronti, come c'è un'aggressione da parte di paesi come la Germania e la Francia alle imprese importanti italiane, perché lì l'economia va, qui non va, qui gli imprenditori sono lasciati soli e quindi se arriva un'offerta giudicata in questa fase qui Interessante, gli ebrei italiani vendono, ma così perdiamo impresa nazionale. Eh, qui c'è una domanda terrificante a dir poco. È per questo che c'è una speculazione da parte di paesi esteri come la Cina, Righini? O si potrebbe pensare ancora più male, vista la gestione intera della pandemia? E dunque, qualcuno eh, diciamo veramente a pensare male avrebbe potuto? Inventare una bolla speculativa di questo tipo. Ma non mi risponda subito, perché adesso stiamo ancora, sui dati pratici, lanciando un servizio eh, di, qualche, di qualche imprenditore. Il servizio. La situazione della mia agenzia di viaggio, come del resto quella di tutta Italia, è un lockdown totale da febbraio. Il mio negozio si trova in zona Boccea, un negozio di parrucchiere. Oggi è venerdì ed è vuoto. Non riusciamo a lavorare e non percepiamo reddito. Eh, noi non chiediamo elemosina, noi chiediamo la possibilità di poter vivere dignitosamente, quindi quello che lo chiediamo è il reddito per poterci mantenere. Stiamo vivendo un momento di crisi causa Covid e soprattutto il settore della ristorazione penso che ne stia risentendo abbastanza. Chiedo al governo un aiuto al nostro reddito. Quello che noi chiediamo allo Stato è un sostegno economico e un'integrazione del reddito per poter restare aperti anziché dover chiudere le nostre attività. Beh, abbiamo visto questi imprenditori che si lamentano come, come umanamente... È Comprensibile lamentarsi, soprattutto e non della crisi, quindi, soprattutto per la incapacità di fare previsioni, visto che le norme cambiano di mese in mese. Mi passi la eh, battuta, ma Richini. Eh... La carica che ricopre è anche abbastanza importante perché è rappresentativa oggi di un numero di aziende, anche piccole se vogliamo, perché piccole imprese, perché le ditte individuali, le famiglie in sostanza, che si sostengono con questa forma produttiva in Italia, la più tipica, ecco, eh, che rischiano una, una chiusura. No? 50.000, insomma, è il numero paventato, sicuramente è un numero eh, importante, eh, per non dire terrificante in questo caso. Ma lei ce la vede un'ideologia dietro una gestione in qualche modo di politiche assistenziali e vedremo se i soldi sono arrivati o se non sono arrivati a dovere, quanti ne dovevano arrivare. Ma ce la vede veramente un'ideologia, diciamo la verità, un po' contro, mi passi il termine, tra virgolette, che comunque osteggia la libera iniziativa, il commercio e dunque la libertà? Allora, ci sono due elementi. L'Italia allora, tante volte nel mondo è capitato che se ne è parlato male, ma allo stesso tempo anche molto bene. Allora, cos'è pur nelle nostre inefficienze? Perché noi abbiamo un peso della burocrazia che non è da sottovalutare, e quando si intende di burocrazia la si intende a livello allargato, ogni cosa è difficile nel rapporto privato-pubblico farne in Italia, il rapporto con la giustizia è lento e quindi questo implica delle problematicità, ma quindi rende anche meno conveniente fare impresa in Italia per questo, il rapporto con le autorizzazioni è lento, il fisco è eccessivamente pesante, e sono tre elementi che comunque danno noia, però allo stesso tempo siamo sempre un paese che è nel G7, siamo un paese che tra qualche giorno inizierà a presiedere il G20. Perché ci tocca di turno dopo eh, che ha presieduto Riyadh e quindi ha presieduto l'Arabia Saudita, eh, il G20, tocca ora all'Italia presiederla. Perché siamo sempre a ottimo livello? Perché, da una parte, abbiamo due elementi che secondo me sono quelli che forse sono un po' più a rischio in questo caso. Il primo, abbiamo il know-how imprenditoriale, l'italiano è una persona che è capace di ragionare. Pensare, creare un sistema impresa e renderlo competitivo nel mondo. Siamo capaci su questo, su questo vuol dire, anche avendo la difficoltà di una giustizia lenta, di un fisco pesante, di una burocrazia allo stesso tempo molto lenta, però noi siamo capaci di restare in piedi lo stesso e come dire, siamo abituati a portarci ormai le nostre zavorre sulle spalle. Allora, questi, questo sistema imprenditoriale potrebbe far gola, come l'ha fatto: ci hanno portato via molto del tessile, se si ricorda, molto del tessile della moda, dei marchi importantissimi sono andati via. In sé, anche il nostro marchio automobilistico, in parte. Sì. è stirpato, Ecco, dire: sì, da una parte eh, abbiamo la famiglia Elcan Agnelli, che è italiana, però tutti gli effetti eh, sede fiscale da una parte, sede legale dall'altra, una fusione con Chrysler, forse adesso un'altra fusione con un'altra marca importante automobilistica. Ma ecco, questa è una cosa che fa gola. La seconda cosa che fa gola è il risparmio. Tutti non si spiegano come mai noi pur nelle nostre inefficienze, pur portandoci nel fare l'impresa tante zavorre sulle spalle, abbiamo quasi un risparmio di PIL. E se ci aggiungiamo al discorso del risparmio anche tutto quello che viene messo da parte così nel mercato sommerso abbiamo quasi 3 mila miliardi da parte quindi noi abbiamo quindi c'è cioè quindi un'attenzione verso il nostro paese perché le nostre imprese che ci siamo inventati che ci siamo realizzati comunque sono delle eccellenze a livello mondiale molte e perché noi abbiamo un capitale cioè abbiamo nei conto correnti e bancari questi 2.000 miliardi che non ci possiamo nascondere sia a un mercato speculativo finanziario o eventualmente a un mercato dell'e-commerce dei giganti del, del web fa gola perché se riescono a convincerci a spendere noi abbiamo un potenziale di spesa molto importante quindi siamo un mercato importante per il mondo e cosa, cosa aspetta la politica? Cosa chiediamo noi imprenditori alla politica? Ecco, di proteggere questo sistema di imprese e di risparmio per fare in modo che siano le nostre armi per competere ancora a livello mondiale anche nella fase post-Covid. Perché io, vuol dire, una cosa che abbiamo richiesto al governo e alla politica è questo, è... mi preoccupa che manchi un piano industriale del dopo-Covid, perché da questo punto di vista... Noi dobbiamo come dire, rimetterci in corsa, ma qual è il, il progetto del paese futuro? Quindi per capirci, Richini dice, PMI eh, con Fartigianato Roma, in questo caso c'è liquidità fortunatamente, eh, magari non falliremo. però questi soldi vanno reinvestiti normalmente in, ma... una, in un processo produttivo reale. La domanda è come? a questo punto con delle normative che non sono chiare, anche perché cambiano. Eh, interromperei un momento per consigli pubblicitari e per poi riprendere.